Bellezze, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare di due ufficialità in casa Cosenza, un Cosenza che si sta lavorando molto, Goretti molto indaffarato in quest'ultimo periodo per poter portare nuovi volti a Cosenza e per al tempo stesso anche cedere ai giocatori che in questo momento sono in uscita, gli esuberi e quelli che hanno trovato meno spazio. In questo senso, quest'oggi un'operazione entrata ed una in uscita, entrambe molto molto intriganti. Partiamo dall'uscita subito perché secondo me, giustamente, Sueva viene ceduto in prestito. Direi finalmente perché è un attaccante, Sueva, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere la perla, una delle tante perle della stagione del Cosenza, perché io vi ricordo che, per non dimenticare, il Cosenza ha un certo Florenzi che viene dalla primavera, ha un certo Zilli, ha un certo Arioli in primavera che stanno facendo ottime cose. Guardate che anche nella nostra primavera ci sono diversi giocatori importanti. Io poi cito Zilli e Arioli perché sono quelli che sono più in mostra, essendo che segnano tanto, che stanno facendo molto bene, ma ce ne sono tanti che possono essere molto utili nei prossimi anni. Quindi giusto che si punti sul settore giovanile, altrettanto giusto fargli fare esperienze. Essendo che Sueva non ha mai trovato spazio quest'anno, io penso che Sueva abbia giocato veramente col contagocce, ma a dir tanto, perché ha veramente fatto poche poche presenze quest'anno, sia con Zaffaroni che con Itono di Occhiuzzi. L'anno scorso giocò anche con abbastanza continuità, diverse partite anche da titolare, fece discretamente l'anno scorso, discretamente bene. È un classe 2001, un giocatore su cui bisogna puntare e giustamente il Cosenza lo cede in prestito al Potenza per, ripeto, fargli fare esperienze importanti. Adesso il Potenza, tra l'altro, vive una situazione un po' particolare perché, se non vado errato, Cagliata si è dimesso, il presidente, Trocin è stato esonerato, c'è adesso il mister settore giovanile Arleo come nuovo allenatore fino a fine stagione. Adesso vedremo se sarà ad interim oppure se arriverà qualcun altro, ma credo che Arleo condurrà il Potenza fino alla fine di quest'anno. È un Potenza un po', diciamo, che vive una situazione di classifica e a livello poi anche di spogliatoio particolare, però secondo me Sueva può fare bene. È un giocatore giovane che deve trovare spazio. Io onestamente anche nel mercato che farei l'ho ceduto in estate, perché è un giocatore che andava ceduto secondo me fin da subito, perché lo reputavo ai margini del progetto già dall'inizio. Cioè, io non dico ero sicuro, però mi immaginavo già che fosse già dall'inizio ai margini del progetto, per cui purtroppo abbiamo fatto perdere 6 mesi in cui poteva giocare magari con più continuità da qualche altra parte e fare così esperienze nuove, ma va bene così, non è mai troppo tardi, diceva qualcuno, e quindi in questi ultimi 6 mesi andrà a Potenza sperando che, ripeto, anche qui possa giocare, perché poi se va a Potenza, così come per esempio Moreo, che ormai ha lasciato, ormai Moreo non è più del Cosenza, però negli ultimi 2 anni Moreo ha giocato a Lucchese, alla Pergolettese, non ha mai giocato, non ha mai trovato spazio. A sto punto me lo tengo anche in casa mia, però speriamo che Sueva possa trovare spazio che gli possa permettere di crescere, che per noi, ripeto, è fondamentale. Detto questo, per quanto riguarda invece il colpo, importante per quanto concerne il reparto di centrocampo. Infatti il Cosenza piazza il colpo Voca. Idriss Voca è un nuovo calciatore del Cosenza, una lupi che hanno molto attinto dal mercato estero per il semplice fatto che, per il decreto crescita, semplicemente poco, cioè, anche allora il discorso qual è? Per esempio, il Bologna a livello settore giovanile ha preso tantissimi finlandesi, islandesi, scandinavi, perché? Perché sono forti? Perché il mercato italiano è saturo. Perché se uno è un giocatore giovane, importante in squadra, te lo fa pagare tantissimo. Perché la tassazione è elevata e perché la tassazione dei giocatori che vai a prendere dall'estero è molto inferiore rispetto a quella che è presente per un calciatore italiano. Adesso le cifre sono circa, allora non vorrei sbagliarmi perché poi se tu vai a leggere, io mi sono informato, però non si è mai sicuri, essendo che poi non ho le fonti certe, dirette, comunque da chi ha fatto le regole. Però diciamo che in generale un 25% in meno se tu vai a prendere un calcio di tassazione, non di cartellino, di stipendio, di tassazione sull'acquisto, 25% in meno. Calcagno, che è il presidente dell'AIC, ha detto 50%, ma mi sembra 50 un pochino troppo elevato, cioè comunque la metà vai a pagare praticamente a livello di tassazione la metà a un calciatore straniero rispetto a un italiano, mi sembra un pochino tanto. Però al di là di questo,
rimanendo su un 30-25%, comunque lo paghi meno. Ed è questo il motivo per il quale diversi rinforzi arrivano dall'estero. Uno, perché il mercato italiano è saturo e difficilmente ti cedono i giocatori, soprattutto in estate. E poi anche perché a Cosenza, parliamoci chiaro, sono pochi calciatori di alto livello che vengono per l'ambizione della piazza, le ambizioni della società più che altro, non tanto della piazza, e per tanti motivi. Quindi il discorso è quello, non si può neanche pretendere che arrivi chissà chi. È normale che poi si vada a attingere sul mercato degli stranieri, dove magari si riesce a trovare l'occasione, si riesce a trovare il calciatore che è un po' ai margini del progetto, lo si riesce a convincere visto che gli proponi comunque di venire in Italia, eccetera eccetera. Quindi questo è. E nel caso di Voca, centrocampista classe 1997 che va a rafforzare la mediana e arriva a titolo definitivo, firma infatti un contratto triennale con i Lupi ed è veramente un colpo secondo me importante, perché finalmente andiamo a prendere un giocatore di fisicità nel centrocampo che possa fare bene la fase di interdizione. Abbiamo visto che hanno cozzato questa prima parte di stagione Carano e Palmieri insieme, cioè non si sono mai trovati bene insieme, mancato quel giocatore diciamo che facesse, nonostante poi Carano sia un giocatore fisico che può, però non è un interditore, non è un recupera palloni, non è uno che sradica palloni, ecco, non ha quelle caratteristiche pur essendo anche fisico diciamo. Però il discorso è molto semplice: se avevi un giocatore delle qualità, delle caratteristiche di Voca, che eventualmente può anche giocare come difensore centrale, quindi possiamo anche arretrarlo in caso di necessità, in caso di squalifiche, in caso di Covid eccetera, e devo dire che a me onestamente convince come colpo. Tra l'altro negli ultimi anni ha fatto questa esperienza all'Ankara Gucu, squadra turca. L'unico problema è che è svincolato da diverso tempo, ormai è fuori forma e va ripreso dal punto di vista fisico. E quindi diciamo che Goretti in questo senso ha accontentato tutti quei cosentini che volevano andare a prendere giocatori svincolati, perché si è sentito molto spesso in giro negli ultimi tempi: perché non si tinge dagli lista svincolati, perché non si vanno a prendere svincolati che sono utili eccetera. Io sono d'accordo, perché per caratteristiche Voca è un giocatore importante che può dare tanto non solo quest'anno ma anche i prossimi anni, anche perché ha firmato un contratto a lungo termine. Però il discorso è che il Cosenza in questo momento non ha tempo da perdere, cioè Voca deve essere ripreso da un punto di vista fisico, ci vorranno settimane per poter farlo tornare al top della condizione, ma noi abbiamo settimane per aspettare Voca? Cioè capite quello che è il discorso? Siamo in piena lotta per la salvezza, noi abbiamo bisogno di giocatori pronti. Per questo io, pur considerando Voca, l'Arrivei e tutta la gente che arriva dagli svincolati, giocatori importanti, però sono comunque giocatori che vanno ripresi dal punto di vista fisico. Quello è il discorso, che non sono al top della condizione, anzi, cioè lui non è in attività da luglio, non è in attività Voca. Ripeto, per caratteristiche è un giocatore che può darci una grandissima mano e questo non lo toglie, è fuori dubbio, ma resta il fatto che a noi servivano, secondo il mio punto di vista, giocatori pronti, perché siamo in piena lotta per la salvezza, non stiamo facendo un campionato tranquillo come l'Ascoli, che si può permettere di aspettare un calciatore perché sta facendo un campionato tranquillo. Siamo in piena lotta, ragazzi, questo è il discorso. Poi, sperando che riesca a tornare subito in condizione e possa già fin dalle prossime settimane riuscire ad essere utile per la squadra. Ripeto, per caratteristiche, secondo me si può innestare benissimo nel centrocampo di Occhiuzzi, soprattutto anche in un'ottica di un 3-4-3, così da avere un centrocampista, magari un regista ed un mediano che fa il mediano, ecco. Un po' più fisico e non avere Canario e Palmiero che lì a centrocampo poi lasciano tantissimo spazio dietro di loro, dietro alle spalle, e questo è un po' il discorso. E poi questo porta anche al fatto che i reparti si allungano, tantissimi discorsi. Però un giocatore delle caratteristiche di Voca a noi serviva, sono contento, però ripeto, c'è il grande ma dell'essere svincolato, cioè va ripreso da un punto di vista fisico. E il Cosenza ha il tempo per poter aspettare Voca? Diciamo lì. Detto questo, io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.